un'intera esistenza al servizio della parola di Dio e di quella dell'uomo, con la dimensione contemplativa della vita nel cuore e la capacità di entrare con quello stesso cuore innamorato di Dio nel profondo della concretezza di una diocesi fatta di 5 milioni e mezzo di persone, quella di Milano. Sarebbero tante le definizioni, le cose da dire, gli eventi da ricordare e da raccontare riguardo al cardinale Carlo Maria Martini, nato il 15 febbraio 1927 a Torino, secondogenito di una famiglia di solide tradizioni piemontesi. Carlo Martini, fin da giovanissimo, è un brillante studente durante la guerra presso il Collegio dei Gesuiti. Comprende la sua strada, che sarà darsi per intero al Signore, anch'egli come padre gesuita. Il 13 luglio 1952, infatti, a Chieri è ordinato sacerdote. Biblista, rettore della prestigiosa Università Gregoriana, noto a livello internazionale per i suoi studi, è un predicatore amato da Paolo VI e poi da Giovanni Paolo II, e sarà proprio Papa Wojtyła a volerlo pastore della grande e complessa Chiesa Ambrosiana. Il 29 dicembre 1979 è eletto arcivescovo di Milano, ordinato vescovo circa una settimana dopo. Cardinale nel 1983 siederà su quella cattedra di Ambrogio Carlo da cui guiderà la diocesi per oltre 22 anni. In tanti momenti non facili, dal 10 febbraio 1980, giorno del suo ingresso solenne, compiuto a piedi in una Milano fredda e piovosa, con il solo Vangelo in mano, un'immagine per molti indimenticabile, fino all'11 luglio 2002, quando rinuncia per raggiunti i limiti di età. Anni di profonde trasformazioni, spesso di violenza, con il terrorismo, ma anche di una feconda vivacità ecclesiale, che Martini sa suscitare in ogni componente della società, a partire dai giovani, anzitutto con la scuola della parola, che ha segnato uno stile di discernimento e di crescita della fede, attraverso lo strumento privilegiato della lectio divina, rimasto fondamentale. E poi, solo per citare qualche flash, la straordinaria esperienza della cattedra dei non credenti, o meglio, come disse proprio il cardinale, i non credenti che salivano in cattedra, in un gioco di domande dove, credenti o no, tutti erano comunque pensanti. E poi gli attesi discorsi alla città. Non è possibile che una società si rinnovi senza una presa di coscienza delle buone ragioni di una convivenza sociale e senza mettere in conto di vivere quei tipi di rapporti che vengono normalmente istituiti all'interno di ogni società, a cominciare dalla famiglia. E ancora la presenza costante che ha portato l'arcivescovo a farsi prossimo, al centro della sofferenza, attraverso le frequenti visite agli ammalati, al dolore innocente, ai carcerati, da sempre carissimi al suo animo di pastore e di uomo. E si potrebbe continuare con il dialogo, promosso ovunque, con i pellegrinaggi nell'amatissima Terra Santa a Gerusalemme, dove il cardinale Martini ha risieduto, concluso il suo mandato episcopale a Milano, per anni. Attività condotte con coraggio e forza, pro veritate adversa a diligere, come recita non a caso il suo motto episcopale. Senza mai dimenticare il confronto realizzato attraverso l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, in primis con la comunità ebraica e con quella musulmana. E allora tornano alla mente le sue lettere pastorali, dalla prima che spesso Martini ama ricordare, appunto la dimensione contemplativa della vita. E poi, un nome per tutti, Sto alla porta. Si corre da una cosa all'altra, si rischia l'ansia della vita, quasi la nevrosi delle mille cose da fare, e allora se non c'è un punto di riferimento interiore, alla fine si è disorientati. Quindi direi che la preghiera, la dimensione contemplativa, io l'ho ritenuta fin dall'inizio quasi una necessità fisiologica, ma naturalmente la radice era molto più profonda, cioè è la necessità per l'uomo di essere se stesso davanti a Dio. Senza questa non c'è verità e senza questa verità non c'è vera umanità. Insomma, un programma e un progetto essenziali per ripartire da Dio, divenuti realtà di un popolo in cammino che ancora oggi lo riconosce come maestro assoluto. Ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede. Per questo chiedo la vostra preghiera, il vostro aiuto, il vostro conforto. La Chiesa deve esprimere anzitutto il comandamento fondamentale, l'amore di Gesù per noi, l'amore di Gesù per il prossimo, l'amore degli uni per gli altri. Saremo nell'ultimo giorno interrogati sulla carità, il grande
manifesto della carità del capitolo 25 di San Matteo dice appunto: l'avete fatto a me, qualunque cosa avete fatto a uno di questi più piccoli e più sconosciuti. Perciò la Chiesa rimane sempre, anche oggi, la Chiesa in cui deve trionfare l'amore del prossimo. L'Europa si sta quasi chiudendo su se stessa come una fortezza, c'è anche dei buoni motivi per farlo, perché ci sono pericoli, ci sono preoccupazioni, ma se farà così finirà male. E quindi credo che lo sforzo per capire gli altri e per mettersi al loro livello, per entrare nella loro mentalità, deve essere più grande che mai. Quindi è necessario questa capacità di simpatia, di empatia, di entrare nell'altro e di capire nelle difficoltà, le sofferenze, le fatiche. Milano è lieta e onorata di essere stata in questi giorni il luogo che ha accolto tante testimonianze di fraternità e di pace, e spera di essere l'inizio di un grande cammino, come di un grande torrente che diventi un grande fiume di pace e ci porti a vivere tutti nella realtà il sogno di un oceano di pace. Ciascuno poteva temere per sé in qualunque momento, perciò fu veramente una situazione drammatica nella quale però ammirai il coraggio della gente. La gente andò avanti con coraggio, non mollò, ecco, si continuava proprio, non dico con la forza della disperazione, ma con la forza della speranza, perché si sapeva, si capiva che non poteva continuare. Il senso dell'appartenenza, la responsabilità condivisa, la capacità di perdono reciproco, poiché di ogni carenza tutti sono, magari in misura diversa, però realmente responsabili. In tutto questo, comunità cristiana e società civile devono e possono lealmente cooperare. Il Novecento è stato un secolo di mass media, un solo giornale, una sola televisione per milioni di persone. Il ventunesimo secolo sembra un secolo di personal media, ognuno si crea la sua informazione, si cerca quel che vuole online. Siamo diventati da una folla tanti individui messi insieme. Per voi uomini di Chiesa, che sfida è questa? Ma credo che la sfida a trovare un equilibrio tra la comunione di molti e il valore personale di ciascuno. Mi pare che la deriva a favore della persona possa essere eccessiva, ma se è equilibrata con una comunione, allora diventa una possibilità nuova per l'uomo. Lei ha appena citato Platone, che è stato un cortocircuito di idee, stiamo parlando di internet e lei cita a Platone. Molti si sforzano adesso di cercare nella storia chi sono i padri teorici di internet. C'è chi ha citato Teilhard de Chardin, c'è chi ha citato il filosofo Walter Benjamin. Quando lei, ecco, quando guarda la mattina Wikipedia, a chi pensa? Da dove deriva questo giocattolo? Ma in verità non saprei dire quali sono le personalità concrete, però la lettera a Giognetto è molto importante perché stabilisce il ruolo del cristiano nella società e quindi credo che le radici sono molto lontane. Tutto ciò che conduce a mettere in comunicazione gli uomini è possibile utilizzarlo, metterlo a frutto con questi strumenti. Lei cosa ci trova in internet? Che cos'è che l'ha appassionata di più? Io cerco, per esempio,
la spiegazione di tutte le persone o i nomi che non conosco, anche geografici, eccetera. Poi uso molto l'email, cioè spedire, certe volte ne ricevo troppi, quindi sono come sommerso, allora non mi tiro su la testa facilmente, ma trovo la possibilità di comunicare con molte persone in tanti luoghi del mondo rapidamente e quindi cerco di utilizzare questa possibilità. Eminenza, è proprio di questi giorni la notizia che Facebook ha superato Google, cioè che un luogo di incontro online ha superato un luogo invece di ricerca online, quindi internet diventa più da biblioteca che era invece piazza, agorà, avremmo detto ai tempi del liceo, e del resto lei stesso è su Facebook con la sua pagina. Io sto ancora cercando di comprendere Facebook, perché mi è stato offerto molte volte, ricevo anche domande di amicizia, ma per lo più non rispondo perché non conosco ancora bene che cosa succede, però certamente come possibilità è molto benvenuta. E quando guardiamo a questi nuovi elementi di comunicazione, certamente sono la passione dei giovani. In tutte le rivoluzioni della comunicazione che noi abbiamo conosciuto, da Gutenberg in avanti, non importa cambiare lo strumento, importa cambiare i contenuti. Fino a che Gutenberg stampa Bibbie in latino cambia poco, e quando comincia a stampare Bibbie in volgare che cambia e arriva la rivoluzione. Quali sono i nuovi contenuti che potremmo mettere su internet, secondo lei? Qual è la Bibbia in volgare di oggi? Tutti i vecchi contenuti classici e soprattutto religiosi come la Bibbia sono molto importanti per internet. Io posso vedere internet e trovare i passi della scrittura con molta facilità. Poi credo che i grandi classici sono da mettere in internet, grandi classici come Platone, Aristotele, come Alessandro Manzoni, come Dante Alighieri. Questi si vengono trasmessi per internet e possono aiutare molto la formazione culturale della gente. Lei ha passato la sua vita nelle biblioteche. Dia un consiglio di uso ai ragazzi che si siano davanti a internet e hanno tutta la biblioteca di tutto il sapere del mondo a portata di tastiera. Ma è lo stesso come in una biblioteca grande, dove ci vuole un criterio di scelta. Non posso andare in biblioteca a prendere i libri così a caso. Devo sapere cosa voglio, qual è la via che devo seguire, quali sono le persone che posso ascoltare. Quindi credo che i giovani debbano fare molto attenzione ai motivi della loro scelta.